Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con nuove facce a cuscino, vero Nicole? Sì! Oggi siamo qui per costruire una casa Lego, evviva! Che bello! E sarà rosa e viola, per la contentezza di Nicole, ma non per la mia. Però allora la faremo gialla e viola. Sostituiremo i blocchi rosa con quelli gialli. Bene, per questo. Comunque ci vediamo per iniziare a costruire! Ciao! Ecco qua la scatola gigante! Yeah! Esatto! Dovremmo fare una casa. Io non la so fare. Guardate, non vedete, ma qua è tipo pieno fino al massimo. Quindi ci sono tipo boh, una catena. Nicole! Vabbè, un po' state vedendo, esatto. Quindi ora dovremmo fare cadere tutto, esatto, ragazzi. Quindi ci vediamo quando abbiamo fatto un casino incredibile sul tappeto. Allora, questa è la casa che dobbiamo fare. Bene, è rosa e viola. Che Bene! bello! Quindi adesso iniziamo col primo Primo passaggio. passaggio. Allora, questo è il primo passaggio. Quindi dobbiamo prendere questa. Ecco. Esatto. E poi ci servono anche quei di blocchi grigi. Esatto, che sono questi qua, esatto. Quattro. Esatto. Dove li troviamo? Esatto! Allora, tipo Bene. questo. Sì, vedi, brava Nicole. Adesso li metto Vedete? Quattro ne dovete trovare di questi. Quindi li mettiamo qua. Beh, voi tipo non vedete niente, vabbè, facciamo vedere ogni volta. Esatto. Vai Nicole! Questo non c'entra niente, bene! Bene! Che bello! Voi non potete capire quanti ce ne sono. Ma cioè, un casino proprio. Esatto, infatti si sente. E intanto cerchiamo. Bene, ecco qua, non è questo purtroppo. Dai Nicole, devi trovare Questo? anche tu. No, è piatto, non Ah, vero, infatti uno l'ha trovato e l'altro no. L'altro no. L'altro Allora, gli altri tre ne servono. Eccone uno, perché sono una brava bambina. Eccolo qua, un altro. Attacchiamolo vicino. Ne mancano due. O tre. Bene, Quanti due. ne mancano? Due. Allora, ne ho punto uno così, cioè. Voi non è meglio che non vedete. Esatto. Stanno succedendo cose qui. Guardate un pezzo bello. No, non è vero. Un pezzo bello, no, non è vero. Allora, continuiamo a cercare. Vai, Nicole, che sei una brava bambina. Sicuro, Dai, guarda. Nicole, ce la puoi fare. Io ho trovati Vediamo due. tutto in te. Vediamo tutto in te. Yeah! Allora, sto cercando ce ne sono 22 milioni. Bene! No, ma veramente ce ne sono un sacco. Quindi dobbiamo continuare a cercare, non li troveremo mai, no. Esatto. Alleluia! Alleluia! 3 ore e mezzo per trovare Praticamente ne ho l'ultimo. trovati tre Io ho trovato l'ultimo. e poi praticamente Praticamente, ok. E ci ho messo 3 ore e mezzo. Ci ho messo 3 ore e mezzo, però l'abbiamo trovato, finalmente. Adesso vi faccio vedere il secondo passaggio, che che è questo qui. ovvero mettere sto Mettere. schifo. Vedete, aspettate, facciamo vedere da vicino. Lo tengo io, vedete, aspettate Quel che pezzo verde. sto pezzo verde che è sempre piatto, che lo dovete mettere all'angolino qua. Penso così, Esatto. tipo. Il problema è dov'è? Esatto. È uno, quindi. Ah, uno in tutto? Sì. Ah! Bene. Che ridere, ragazzi. Noi stiamo ridendo proprio in questo momento perché uno è tutto. Sono 20.000 pezzi. Allora, ragazzi, è un casino. Che disastro. Cerchiamo sto maledetto pezzo. Sto qua di pezzo. Sto qua di pezzo. Questo. Quanti ce ne Che sono? Aspetta, quanti ce ne cazzo? sono? Ah, due ce ne sono in totale. Ma è molto meglio. No, proprio. Sono solo Ma 10 pezzi. praticamente non ci stanno sti cosi. Cosa? Cioè, è tutto piatto. Esatto. Come quegli altri adesso di grigi. Allora, Alberto, potresti trovare sto schifo di me di Ma pezzo. questo video viene lungo un'ora, tipo. Perché? Dai, dobbiamo fare tanti altri video. A due. Shame. Eccolo! Calmati, no. Eccolo! Allora ragazzi, noi siamo disperati. Sì! Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Che costo schifo! Dai, no, aspetta! Dove Aspetta. cavolo è il libretto?
Ti so. Calmati. Che disastro, ma perché? Mettilo. Allora, dobbiamo metterlo qua, all'angolo sopra. L'abbiamo trovato. E quindi dobbiamo metterlo qua, vedete? Adesso così. Il terzo passaggio. Qual è il terzo passaggio? Vai, fai vedere. Ecco qui che sarebbe mettere sto pezzo. Mettilo un po' più in qua. No, non è un pezzo, in realtà è tipo sto schifo, è tipo vedi? Un cubo. No, non è un cubo. Vabbè, comunque, insomma, aspetta. Avete capito? Ma sono tipo due, uno da due, no? Però tipo curvo. Ah, non ho capito. Però il problema è che due dobbiamo trovare, sono mica uno. Due, esatto. Dove cavolo staranno? Esatto. Bella domanda. Che disastro. Ma poi sono verdi, no? Non no, sono marroni. Ah. Allora, abbiamo trovato subito questo pezzo. Esatto. Vedete, aspettate, guardate. Ve lo faccio vedere bene. Vedete che è tipo... Non so come farvelo vedere. Ma è tipo curvo, vedete? Non è dritto, è curvo. Comunque, dobbiamo metterli? Dobbiamo metterlo... Guardate. Tipo accanto a quello verde, quindi esatto. Uno... E due, vedete? Guardate, aspettate che non ci riesco. Ok, così, esatto. E adesso il quarto passaggio. Bene. E praticamente dobbiamo trovare gli stessi, però dobbiamo metterli sopra. Gli altri due. Esatto, altri due ci sono. Sono questi, ce la farò, guarda. Che ridere, vero Nicola? Sì, sto un po' ridendo in questo momento. Che ok, li troveremo sicuramente. Altri due sopra! Cioè, guardate, in questo momento siamo così, dobbiamo fare un'intera casa. Buono. Perfetto, proprio. Allora, li ha trovati io, sono stata bravissima. Eccoli qua. Eccoli qua. Sono due già. Allora, dobbiamo metterli sopra. Ma però devi staccarlo, perché sono vero? Due attaccati. Intelligente. Sono vai. Intelligente. Certo, certo. Sopra, se esatto. Faccio, certo, certo. E quindi viene così, come vedete. Esatto. Staccate. Ecco così. Adesso c'è un macello di roba. Fammi vedere. Dobbiamo fare il quinto passaggio, che praticamente è questo. È l'albo. Questo dovete seguire. Guardate, esatto. Uno, due, tre praticamente. No, vedere. Troppo, ok. I riflessi? Qui abbiamo trovato tutto sto schifo. È praticamente due pezzi verdi e poi uno grigio e poi altre cose. No, è un casino, Nicola, bene. Bene. Iniziamo? Esatto. Bene, tocca a me, devo trovare dei pezzi schifosi. I pezzi quelli lì che vi abbiamo fatto vedere. Ho già trovato uno. Bene. Guardate. Questo qui anche no, non è vero. Sì, sì, da tre. Sono brava io. Quindi non dobbiamo, vabbè, tanto poi dopo ve lo facciamo vedere. Comunque sì, dobbiamo fare. Dobbiamo attaccare quello da tre sopra così, a quello da quattro. Poi dobbiamo trovarne uno da due verde chiaro, uno per due verde chiaro. Tipo qui? No, verde chiaro, proprio ancora più chiaro. E com'è? È un chiaro. Questo, eccolo. Questo qua, vedete che è più chiaro. Ah, ok. E quindi lo dobbiamo mettere qua. Qui sopra. Vedete? Adesso dobbiamo trovare quei due pezzi, tipo mezzi. Allora, due pezzi così, di questo esatto. Colore qua. Però tipo. Così. Mezzi così, tipo. Un casino. Esatto. Insomma, un casino. Insomma, un casino. Ah, queste. Aspettate, li devo staccare perché erano attaccati, non so perché. Ah. Magari, ok, fatto. E quindi vedete, le attacchiamo sopra così. E viene così. Questo. Esatto. E poi, teoricamente, dobbiamo metterlo sopra schifo. Esatto. Vedete. Vai, Nicolo, spiega. Allora, praticamente dobbiamo metterli lì sopra. Esatto, sopra. E quindi e sopra è tipo un albero. Infatti era proprio fatto apposta per il esatto. Quindi vedete. Però non capisco perché ecco ci deve stare questo coso qui. Perché è più bello senza, ma ok, comunque. Va bene. Niente. Ok. Allora, adesso vi faccio vedere il sesto passaggio. Che questo qui praticamente sarebbe... Cioè, noi già l'abbiamo trovata alla porta con quel coso già bianco. Però dobbiamo trovare la maniglia viola, praticamente, che è questa qui. E io l'avevo vista e ora non la troviamo. Bene! È una cosa tipo piccolissima. Piccolissima, infatti se vedete qui è davvero piccola. Cioè, non so, è cioè, praticamente... Questa, guardate, ne ho trovata una, ve la faccio vedere, guardate. Questa viola. Cioè, guardate quanto è piccola. Esatto. E l'avete visto adesso quanto è grande. Tutta la massa di costruzioni. Vabbè, se ce la mettiamo rosa, qual è il problema? Ce la mettiamo rosa. Ho messo quella rosa. Eccola. Quella. Però noi dobbiamo fare le cose precise di cose. È vero. Altrimenti non ha senso questo video. Esatto. Anche se è una cosa minuscola. Allora, l'abbiamo trovata il pezzo viola. Esatto. L'ha trovato Alberto ovviamente. Quindi lo attacchiamo alla maniglia e vedete. Esatto. La porta. Praticamente dobbiamo attaccarlo a fianco all'albero. Oh mio Dio. Quindi tipo una cosa del genere. Esatto. Ecco qua. Quindi fai così. Tipo il paragone tra il foglietto e questo. Sempre vedete se è uguale. Sì, teoricamente sì. Teoricamente sì. Quindi adesso si apre la porta. Yeah! Evviva!
Ma qual è il prossimo passaggio? Adesso il prossimo passaggio è uno cioè il settimo, no, è semplicissimo. Dobbiamo trovare questo blocco viola da questo 4, qui, 2 per 4. Che è da 4, esatto. Che penso che ho già trovato. Ebbene, quindi dobbiamo metterlo. Che ho già trovato. Dobbiamo metterlo praticamente a fianco alla casa. Quindi così. Esatto. Bene. Poi il prossimo passaggio. Adesso stiamo facendo tutto in fila, quindi. Esatto, è l'ottavo. Sarebbe trovare un pezzo da tipo un blocco, no? 1 per 4. È 1 per 4. Rosa. Che ho già trovato. No, davvero? Sì, che ho già trovato. Bene! Fortuna! E quindi lo dobbiamo. E dobbiamo metterlo lì sopra. Però tipo dietro. Però dietro, esatto. Quindi aspettate che è un casino. Esatto, okay. Lì. Sì. Esatto. Dietro. Non ho poi capito ancora che cos'è, però vabbè. È un casino. È tipo la casa, sarà che no? Ah, ok. Adesso dobbiamo trovare un pezzo uguale, però da 8, tipo. 2 per 4, sì, da 8. 2 per 4, questo qui. Sempre rosa. L'ho già trovato. Dai! Bene! Che lo dovete mettere davanti. Davanti, però praticamente sporge Esatto, perché considerando che lo spazio di quello viola è da 2, questo da 3 esatto. Viene. Quindi viene tipo così, vedete esatto. Che sporge. Aspettate, come faccio vedere così, vedete che sporge rispetto a quello. Esatto. Viola. Quindi viene così. Poi, il decimo passaggio. È un casino. Dobbiamo trovarne un altro sempre da 4 e 4. 2 per 4. Vabbè, non lo so dire, ok? 2 per 4 rosa. Per 4. Dai! Che senso fa? Dobbiamo metterlo? Dobbiamo metterlo? Dobbiamo metterlo sopra. Ah, quindi tipo dietro? Sì, sempre sopra. Dietro. E quindi viene tipo così, vedete che c'è il blocco di esatto. Sporge. Poi? Poi? Lo trovo subito. Esatto, sicuro? Dobbiamo... Bene. Cos'è? Dobbiamo trovare la finestra praticamente. Oh, che praticamente sarebbe un pezzo bianco. Che ho già trovato. Bene. E una finestra e le finestrelle gialle. Che quelle saranno un casino. Esatto, perché mi sa che sono smontate. Ho trovato una? Una finestra. Ma come si attaccano? Io sì lo so come si fa. Ah, vabbè, sì, l'avevo anche già fatto. Che genio! Allora, adesso io provo a montare la finestra, che è questa qui praticamente. No, vabbè, in realtà è semplice. Dovete, ci sono tipo dei esatto, tipo questo. Voi lo incastrate. Esatto. Ok. Sì, se sì, cosa magari. Ecco. È la finestra. E dobbiamo metterla sopra a... Ai cosi rosa. Esatto. Ai blocchi rosa. Ecco qua, così. Praticamente c'è la porta, c'è e la finestra. La finestra. Esatto. Poi, per il dodicesimo passaggio. Bene! Qua, come vedete, vi faccio vedere io questa volta. Se riesco magari. Bisogna trovare un blocco da 2x4 e uno da 2x2, tutti e due rosa. Esatto. Bene, che io ho già trovato. Bene. Ma ok, li dovete mettere tipo sopra la porta. Esatto. Ed è un casino, aspettate. No, una cosa del genere. Quello da 2 prima e poi quello più lungo. Quello, esatto. E quindi viene una cosa del genere. Poi? Quindi praticamente qui ci rimane uno spazio. Esatto. Come Ok. Poi un tredicesimo passaggio, altra finestra, vabbè questo non ve lo faccio vedere, dobbiamo fare l'altra finestra uguale, un'altra quindi un blocco finestra. Bianco e con due dentro le due finestre. Quindi gialle, quindi esatto. Uguale, ve lo facciamo vedere. Allora, Alberto sta cercando la finestra e questi sono i due amici, non è vero, sono due Robby così insomma. Due Lego insomma, vabbè. Due tizi. Esatto, che sono i padroni della casa praticamente. Esatto. E da notare il maschio e la femmina, vabbè comunque quello più alto perché ovviamente... Esatto. Tu farai una scenetta adesso. Esatto. Vai! Allora, il signore, questo qui, praticamente è caduto, esatto, è caduto e praticamente adesso la moglie sta cercando di chiamare il 118, però guarda caso qui a fianco, come vedete, c'è l'ospedale, quindi adesso porterà il marito all'ospedale, ecco. È entrato dentro all'ospedale, sono entrati dentro all'ospedale e adesso il dottore vedrà che cosa dovrà fare. Allora, questo è il dottore ed è molto alto perché non so perché, però va bene. Okay. Adesso curerà il paziente che praticamente si è rotto un piede, così a caso.
Del pronto. Esatto. Come vedete qui c'è il dottore e Felicio, e il suo nome è Felicio, è sdraiato sul lettino e la moglie sta lì a fianco, che si chiama Felicia. Ovviamente. Nel frattempo Alberto sta cercando le finestre. E io trovo un cane. Esatto. E adesso il dottore correrà Felicio. Allora. Queste finestre del cane. Cioè, ragazzi, veramente. Dove cavolo stanno queste finestre? Ti immagini, non ci sono, vabbè. Facciamo, praticamente già abbiamo trovato le sostitute delle finestre praticamente. Ma sì, abbiamo trovato le due finestre. Esatto. Prima di iniziare la scenetta vogliamo dirvi che abbiamo trovato almeno una finestra. Una, esatto, un'altra dovrò trovare. Esatto. Bene. Allora, come vedete, il dottore ha curato Felice, infatti ha di nuovo il piede. Bene. E adesso torneranno a casa. Allora, adesso tornano a casa, appunto. Sono entrati dalla porta che abbiamo fatto vedere prima. La moglie è caduta? No, non è caduta, non ti preoccupare. Non si è fatta niente? No, guarda. Ecco qui, Felice e Felicia. Di nuovo felici. Esatto. Perfetto. Comunque, loro, mentre che aspettano, abbiamo trovato l'altra finestra. Esatto. Buia. Quindi dovete metterla praticamente lasciando uno spazio qua, però, lasciando uno spazio da uno. E poi montate appunto le finestre, che dovevo montare prima, ma okay. Va bene. Provo a montarle al volo, ma penso sia una cosa tipo impossibile. Invece. Non è vero. Ma perché io, sai, ho una mano occupata, è un po' un problema. Perfetto, le monto non io. Non ci riesco. Non ci riesco, se le stacco. Esatto. Ok, perfetto. Allora, Alberto ha montato le finestre. Dovete metterlo lasciando uno spazio, come vedete, da uno. Esatto. E poi quindi Felice e Felicia. L'altra finestra. Apriamole perché fa un caldo. Ecco, apriamola anche di là perché fa molto caldo. La porta no, perché sai. Sai, bello. E quindi passiamo al prossimo passaggio. Bene. Esatto, che è il passaggio numero 14, penso. Sì, però un casino. Bene. Perché dovete trovare 4 blocchi da 2x1 rosa. Non vedo niente. Bene, 4 blocchi. No, non ho capito niente io. È un casino perché, ok. Bene Alberto, bravo. È caduto il dottore. Povero dottore, l'hai fatto morire. Comunque dovete trovare, come vedete, un casino da farvi vedere perché è tutto matto. Comunque, vai, prego. Grazie. 4 blocchi rosa da 1x2. Esatto. E uno marrone. Marrone. Ah, bene, funziona. Uno marrone. Come questo che ho appena trovato, vedete che è tipo piegato. Ah, ma è un casino. Ah, okay, va bene. E poi quattro rosa, io già ne ho trovato uno. Allora, dovete metterli praticamente quelli rosa li dovete mettere qui. Due tra le, cioè ai due lati delle finestre, esatto. Due ne dovete mettere uno sopra l'altro. Quindi è un casino. Bene. Bravo Alberto. Oh mio Dio, fa troppo caldo. Poi e gli altri due di qua. Di là. Esatto. Bene. E il blocco rosa invece, calmati. Casa. Casa, calma. Dovete metterlo. Qui dove c'è rimasto il buco lo mettete così. Esatto. Esatto. Bene. Da notare il dottore che è caduto. Bene. Dettagli. Poi adesso il passaggio numero 15. Altri due come questi qua fucsia. Piegati. Io ne ho già trovato uno. Bene. E bene. Bene, due. E li dobbiamo mettere. Oh cavolo mio. Dovete metterle sopra a ste pile di blocchi rosa, quindi così uno e due. Che così. Non so neanche cosa serve sta cosa, però vabbè. Ma lasciamo. Per il tetto, no? Ah, vero. Poi per il passaggio 16 serve un blocco 2x2 rosa. Ah, rosa, tipo questo rosa. Quadrato. Quello questo però qui. Quadrato. Ah, ok, ho capito. Quindi che l'ho appena trovato, bene. E poi altri due fucsia piegati. Bene. Ormai tanto ce ne sono 91 milioni. Ma dov'è? Ok, bene. Allora, ok, abbiamo trovati. Sì. Questo da rosa dovete metterlo al centro sopra la finestra. Esatto. E gli altri due fucsia tipo a fare una scala qua. Tipo, esatto. Con quegli altri sotto. Quindi così e così. Vedete? Siamo a questo punto. Abbiamo quasi finito. Esatto, è quasi finito. Poi un blocco, vi serve un blocco da 1x2 rosa. E un altro piegato fucsia. Per il passaggio numero 17. Esatto, bene. Bene. Che però non so trovato. Ok, l'ho trovato. Non è vero? Sì, l'ho trovato. Okay. Normalissimo. Inquadriamo più. Ok. E da notare Felicio che è il cappello, che è bellissimo. Guardate, esatto. No, voi non vedete cappellino niente. Cappellino verde. Adesso lo faccio vedere. Aspetta. Bene. Eccolo qui, cappello. Il cappello. Di Felicio. Allora, okay. Dovete mettere... il blocco fucsia piegato qua a sinistra, cioè
da, per noi è destra, però vabbè, avete capito. Esatto. Dal lato dove sta l'albero e dove sta anche Felice. E il blocco 1 per 2 rosa dovete metterlo dietro. È un casino da spiegarvelo. Comunque esatto, vedete, qui rimane uno spazio. Metterlo dietro. Ecco, esatto. Qui abbiamo quasi fatto. Si è capito. Poi serve. Esatto, così. Un altro blocco 1 per 2 rosa che dovete mettere sopra l'altro per fare il cammino. Che abbiamo trovato. Credo. E poi un blocco piegato fucsia, però questa volta da 1. L'ho trovato, sì. Sì, l'abbiamo trovato. E dovete metterlo qua davanti al cammino. Quindi, praticamente la casa è pronta, credo. Sì, è pronta. Ora, ora mi serve un casino di roba. Casino. Mi serve una dobbiamo farvi vedere. Sì, dobbiamo far vedere. Perché, come vedete, fai vedere perché è un casino. Praticamente dobbiamo trovare una base, cioè tre blocchi lisci, verdi, chiaro, tipo quadrati. Tre. Poi due fiorellini rosa. Che io uno ho già trovato. Uno verde e uno giallo, quindi è tipo un casino. E non questo qua che rosa. È? Cosa? Il terzo. È un fiorellino giallo? No, ma se ne sono tre. Ah no, allora, rosa, verde e giallo. Due rosa, uno verde e uno giallo. Quindi ho trovato uno verde e uno giallo, me ne manca un altro rosa. Ah, ok. Perché ne ho trovato uno rosa, uno verde e uno giallo, mi manca uno rosa. Ah, ok. Dove cavolo sta? Allora, abbiamo trovato tutti questi pezzi. Esatto. Quindi dovete mettere praticamente, è un casino tipo. Ce l'ho io allora. Bene. Ma dov'è? Ah, ok. Ok, bene. Praticamente i tre... Le tre basi dovete metterlo, aspetta che non si vede. Così. Tipo ogni uno, lasciando uno spazio, Spazio tipo un passaggio. Davanti alla porta. Cioè tipo per fare l'entrata. Quindi proprio al centro della porta, lasciando un blocco. Un blocco. Tre ne dovete mettere, mo vi facciamo vedere meglio. Esatto. Ecco. Vedete? Così. E poi invece i quattro fiori dovete metterli. Vi ricordate il blocco che era tipo sporgente prima? Quello è tipo il davanzale. Ecco. Quindi voi mettete... Vi faccio vedere anche io tipo, li metto i due rosa all'angolo. Esatto. I due rosa li mettete all'angolo. Poi vabbè, magari potete mettere pure come vi pare. Esatto. Però se volete seguirlo dovete mettere i due rosa all'angolo. Poi il verde come secondo e il giallo come terzo. Esatto. Tipo fare tipo dei fiori, no? Esatto, sono i fiori infatti quelli. Esatto. Poi per il passaggio 20, per siamo quasi 20, dai. Noi già abbiamo trovato questo pezzo bianco. Sono tipo le, come si chiamano, le staccionate. Esatto. Poi dobbiamo trovare un pezzo rosso con... E un pezzo marrone. Un pezzo rosso a cupola che ho appena trovato. E un pezzo marrone, penso due sia. Due pezzi marroni. Ah, due, vero? Vedi? A fare tipo la cassetta postale. Esatto. Che ho appena trovato tutto, Bene. Allora, la cassetta postale l'ho già montata, vabbè. La cassetta postale, vabbè, si vede, insomma, sì, è questa qui. Dovete due blocchi marroni, così due blocchi uno sopra l'altro. E uno rosso qui e sopra. E poi quello rosso tipo a cupola, così sopra, lo mettete qua. Tipo lasciando un blocco dall'inizio, lo mettete blocco qua. Dall'inizio, esatto. Le staccionate invece le dovete mettere davanti agli ultimi due blocchi grigi. Ecco qui praticamente. Davanti agli ultimi due blocchi grigi, quindi così e così. Bene. Esatto. Poi che manca l'ultimo passaggio? Ci manca ancora. Il passaggio numero 21, penso sia marrone questo, sì. Sì, okay, sì, marrone. E che è? È un blocco... Credo. Sì, vero, da tre. Uno l'ho già trovato. Esatto, e dobbiamo metterlo praticamente qui, che sarebbe al lato della staccionata praticamente. Bene. Ok. Allora, stiamo cercando? Sì, esatto. Praticamente Alberto ha fatto una specie di... Vabbè, Steve di Minecraft. Vabbè, voi lo conoscete, io no, vabbè. Comunque, praticamente ha usato per fare i capelli questo pezzo marrone. E quindi praticamente... Da tre. E quindi dobbiamo prenderne uno da due. E uno da uno. Perché uno da tre ce l'abbiamo, un altro invece no. Esatto. Usiamo un blocco da due, un blocco da uno, così ne formiamo un altro, vedete? Esatto. Abbiamo un blocco da tre, ce l'abbiamo. Esatto. L'altro invece lo formiamo con un blocco così e un blocco così. Aspettate che non si vede. E quindi li mettiamo così e si forma un blocco da tre. Esatto. E dove vanno messi? Vanno messi al lato della staccionata. Quindi tipo, vedete qui c'è la staccionata, li mettete dietro, così. Esatto, così, perfetto. Esatto. Poi per il passaggio numero 22 dobbiamo fare praticamente una specie di fiore. Sì, di fiori sono. Quindi ci servono due blocchi verdi così, tipo il gambo sarebbe. Esatto, e poi la parte sopra gialla. Tipo i petali. E poi li montate come sta scritto qua, vedete? Esatto, praticamente dovete mettere la... La cosa gialla sopra. Sopra ai questi cosi marroni. Cioè, prima mettete il gambo sopra il esatto, e poi dopo i petali, cioè. Quindi vanno tipo le girasoli. Tipo. Stiamo cercando nel frattempo. Beh, ne ritroveremo sicuramente. Allora,
Come vedete ci sono un sacco di blocchi. Ho trovato un gambo. Esatto, guardate, come vedete. Ho trovato anche un pezzo giallo. Quindi esatto, facciamo vedere anche. Guardate, lo dovete mettere sopra perché c'è tipo uno spazietto dove metterlo e viene così un fiorellino. Un fiore, adesso dobbiamo trovarne un altro fiore praticamente. Bene, andiamo bene. Oh, era già montato un altro, guardate. Un altro era già montato, non so bene. Avevo un pezzetto rosso attaccato alla gamba, al braccio, ok? Allora, adesso montiamo i fiori. Quindi li dovete mettere praticamente esatto, come... Oddio, ma dovete qui praticamente. Allora, quindi tipo qui mi sembra, lasciando uno spazietto. Praticamente vedete che la parte sotto del gambo è fatta tipo a cerchio, no? Quindi potete incastrarla. Aspettate, come lo prendo, lo stacco, è meglio. Vedete, no, che il pezzo è fatto tipo così a pallini. A pallini. E quindi dovete per esempio tipo incastrare il cerchio tra i pallini. È un casino da spiegare, però penso che abbiate capito. Quindi vedete, viene così, l'avete incastrato tra i pallini. Quindi lo mettete qui. L'altro invece, lasciando un blocco, lo mettete alla fine. E quindi viene così. Quindi la casa è pronta. Eccola qua, ragazzi, da lontano. Wow, è caduto un fiore a caso. Ma ok, bene. E quindi la casetta è questa e speriamo che vi piaccia. Sono anche felice, basta fiore a cadere. Esatto. Sono anche felice e felice, eccoli qua. Felici infatti, ovviamente. Perché cioè, qui non ci sono, però comunque... Noi li abbiamo messi. Esatto. Perché siamo dei bravi bambini. E quindi niente. Quindi ragazzi, da felice è tutto. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Felicia è svenuta. Felicia è svenuta. Povera Felicia. Stai bene, Felicia? Esatto. Stai bene, vero? Sì, non stai morta. Ai piedi. Che Felicia è senza piedi, però dettagli. Quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao a tutti ragazzi. Ciao anche da Felicia senza piedi.